Oggi vorrei parlarvi della fotografia di un film italiano, per cui torniamo a giocare in casa per parlare di favolacce. Iniziamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale per parlare di lui, di Bad Tales, o titolo originale Favolacce, film del 2020 diretto da Fabio e Damiano Di Nocenzo, fratelli che poco tempo fa hanno fatto uscire il loro terzo lungometraggio, ovvero America Latina. Se riuscite a trovarlo ancora in sala, correte a recuperarlo. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia lo scorso settembre. Inutile dire che è stata una serata indimenticabile, ma a parte questo, tornando invece a parlare di Favolacce, occupa il secondo posto nella filmografia dei due fratelli. Prima di questo hanno diretto La Terra dell'Abbastanza, film del 2018. Per parlare della fotografia di Favolacce, dobbiamo ovviamente prima menzionare il direttore della fotografia, che in questo caso è Paolo Carnera, direttore della fotografia che ha preso parte alla produzione di tutti e tre i film dei Fratelli Di Nocenzo, ma è anche famoso per la collaborazione con Stefano Sollima, che per chi non lo conoscesse è un regista italiano che ha diretto produzioni come Romanzo Criminale, Gomorra la serie, Suburra e tanto altro. Ma è anche famoso perché è riuscito, diciamo, ad approdare nel panorama hollywoodiano dirigendo il sequel di Sicario, diretto da Denis Villeneuve, ovvero Soldado. Nel caso di Favolacce, siamo di fronte ad un film che vuole raccontare con occhi dolci un mondo abbastanza crudele, troppo adulto e alle volte indifferente. Questo lo fa attraverso un punto di vista particolare, ovvero quello dei protagonisti che non sono altro che dei bambini. E per Paolo Carnera era di fondamentale importanza evidenziare come, esclusa la lingua, quello che accade all'interno del film può essere contestualizzato e calato in qualsiasi contesto sociale. Racconta uno spaccato di società, in particolare nella periferia di Roma, ma per lui questo spaccato può essere appunto calato in ogni contesto nel mondo. E i Fratelli Di Nocenzo, insieme a Paolo Carnera, lo fanno attraverso il linguaggio stilistico e visivo della favola nera, infatti anche per questo motivo che il film si intitola Favolacce. Quindi, in parole povere, l'intento era quello di raccontare una storia con uno sguardo appunto dolce e nella maniera più semplice possibile, l'emozione che stiamo vedendo attraverso gli occhi di un bambino, forse può essere. La storia di Favolacce si snoda e si sviluppa lungo i mesi estivi fino all'arrivo dell'autunno. Ovviamente l'ideale sarebbe stato raccontare, diciamo, un vero e proprio cambio di stagioni, come accade ad esempio in The Tree of Life, film che viene anche citato all'interno di Favolacce, che appunto è stato diretto da Terrence Malick, però purtroppo per Paolo Carnera appunto non è stato possibile fare ciò, anche perché comunque le settimane di produzione non erano così ampie come è accaduto appunto in The Tree of Life. Infatti è per questo motivo che loro hanno cercato sì di sfruttare la luce solare che appunto il sole offriva durante questi mesi estivi. Però diciamo che non appena c'è stato un po' di rottura di quest'estate, oppure il cielo diventava un attimino più nuvoloso, si catapultavano comunque fuori all'esterno per girare scene che appunto dovessero rimandare l'idea di autunno o comunque fine estate. È stato, diciamo, fuso l'approccio alla luce naturale con quella artificiale, e quando non era possibile sfruttare la prima versione di fotografia, Paolo Carnera cercava di emulare quest'ultima con la luce artificiale, magari quando si tratta di far entrare questa all'interno degli appartamenti, perché hanno girato in interni reali, quindi in case reali in questo quartiere. Ma passando invece a parlare dell'immagine da un punto di vista meno pratico, quindi un po' più, se vogliamo, concettuale, il film presenta da un punto di vista di colorimetria colori prevalentemente verdi.
Ovviamente sono dei colori che tendono verso un'atmosfera più calda, ma che nel profondo non riescono a scaldare. Il verde che troviamo all'interno di Favolacce è un verde che possiamo definire non del tutto naturale, non del tutto familiare, è un verde quasi acido, con comunque un'atmosfera quasi fiabesca. E questa, diciamo, scelta del colore è guidata da un cambiamento evolutivo anche della storia, ma soprattutto da un cambiamento del punto di vista, perché la fotografia si basa sostanzialmente su questo, cioè il cambiamento del punto di vista all'interno della storia, che è dipeso anche dal punto di vista del personaggio, per Paolo Carnera in questo caso è fondamentale. Infatti egli ogni volta cerca di mettere in campo la sua sensibilità, la sua determinazione, comunque il suo modo di lavorare a servizio della narrazione. E in questo caso la narrazione si evolve seguendo appunto il punto di vista che passa dal narratore fino ad un personaggio in particolare. I Fratelli d'Innocenzo all'interno del loro cinema cercano spesso di portare questa idea, e il look generale di Favolacce rappresenta quindi un'atmosfera che possiamo definire anche abbastanza tossica, soprattutto per i protagonisti, per i bambini che vediamo all'interno della scena. Le immagini quindi sono caratterizzate da una loro patina, i colori sono piuttosto sbiaditi, proprio perché è il film che lo va a richiedere, ed è un film appunto che si basa anche, se vogliamo, sul concetto di memoria. Infatti all'interno della pellicola abbiamo questo narratore che legge un estratto di un diario, mantenendo comunque un'atmosfera piuttosto estiva, ma non del tutto solare, proprio perché appunto all'interno delle scene troviamo il sole come elemento narrativo fondamentale per rappresentare la vitalità dei ragazzini, con inquadrature che vanno dal basso verso l'alto e con questo flare che entra in camera. Da un punto di vista registico, i Fratelli d'Innocenzo con Paolo Carnera sono stati, secondo il mio punto di vista, geniali. Cercano di dare l'impressione della scena, cioè, mi spiego meglio, quello che loro fanno non è raccontare la scena in maniera oggettiva, ma cercano di dare l'impressione di essa, o meglio, sfruttano elementi come potrebbero essere delle tende o dei riflessi, quindi attraverso dei vetri, delle finestre o anche il riflesso di un televisore, per appunto raccontare la scena. Questa inquadratura può essere da molto vicino, molto lontano, attraverso una finestra, attraverso il riflesso di un televisore o addirittura anche sott'acqua. E i Fratelli d'Innocenzo inoltre utilizzano l'espediente, l'elemento narrativo dell'ombra, cioè l'ombra è interessante come elemento scenico narrativo perché rende i personaggi in uno stato di bidimensionalità ed è un po' come se riprendessero, se volessero ricalcare i riferimenti come il cinema espressionista tedesco di Murnau. Prendiamo ad esempio la famosa scena di Nosferatu che sale le scale. Ecco, non è che Paolo Carnera ha deciso di prendere questo riferimento con intellettualismo, ma diciamo che è venuta in maniera istintiva. Molto spesso quando si gira un film, o comunque quando state girando anche voi magari un video, uno spot, quello che è, inconsciamente cercate di tirare fuori dal vostro diciamo repertorio visivo un'immagine che avete visto in passato, e questo è fondamentale perché spesso vi invito anche a guardare tanti film, io lo faccio in primis, anche Alessandra, il cinema in primis si intrattiene, quindi lo facciamo anche per quello, ma perché inconsciamente il nostro cervello raccoglie immagini o comunque le elabora e le tiene da parte nel catalogo delle immagini viste, e dopo inconsciamente o comunque in maniera istintiva, senza volerlo magari, le ritira fuori e dà, diciamo, un'idea per sviluppare la scena che vogliamo girare. Tornando invece a parlare di Favolacce, quindi i Fratelli d'Innocenzo non si fermano alla superficialità della cosa, ma cercano di scendere più in profondità. Infatti voglio menzionare una scena in particolare perché la trovo assolutamente interessante. Abbiamo questa famiglia che sta cenando all'aperto, a un certo punto uno dei figli sta per soffocare. E il padre ovviamente interviene e lo salva, quindi ok. Però cos'è che succede? La macchina da presa
riprende tutta questa sequenza da lontano e rimane assolutamente in ferma, non è che interviene all'interno della scena o comunque dell'azione. E questo è interessante perché almeno a me ha dato l'idea di non poter fare nulla, cioè ti viene l'istinto di voler magari intervenire o comunque di dire o di pensare perché la macchina da presa non interviene o comunque non va dentro la scena. I fratelli di Innocenzo scelgono di restare distanti o comunque di osservare la scena da una certa distanza, come se volessero anche spiarli, e quindi l'ho trovata piuttosto assurda, ma allo stesso tempo originale, questa scelta registica della macchina da presa estremamente statica. Ma parlando appunto della macchina da presa utilizzata in questo film, facciamo riferimento ad una Arri Alexa Mini con ottiche vintage risalenti agli anni 70-80, perché Paolo Carnera voleva coniugare, diciamo, lo stile sferico con quello anamorfico, e per questo film questa scelta la trovo piuttosto azzeccata, perché comunque l'anamorfico dava un'idea di, appunto, di immagine un po' sbiadita, leggermente sfocata ai bordi, non del tutto, diciamo, perfetta digitalmente, e lo trovo piuttosto in sintonia con l'atmosfera del film o comunque l'estetica di esso, perché presenta comunque un'immagine piuttosto morbida ma non del tutto cristallina, e quindi con delle sbavature, se vogliamo. Bene, siamo giunti quindi alla fine di questo video, io spero vi sia piaciuto e vi abbia incuriosito, vi ricordo comunque di andare a vedere, se volete, Favolacce, se non l'avete visto, e di recuperare anche America Latina e La Terra dell'Abbastanza. Io ho finito, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e di commentare, e come sempre vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!